Riccione, Assoluti di Primavera 2016, benvenuti su Corsia 4 in compagnia con il Moro, Stefano Morini. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo al quarto giorno di gare, abbiamo visto nella prima giornata Gregorio che comunque partendo dal presupposto ha fatto un ottimo tempo. È uscito dalla vasca un po' giù di morale, un Gabriele che è partito benissimo e ieri ha sfiorato il record di Massimiliano Rosolino siglato a Sydney. Insomma, penso che fino ad oggi stiamo andando bene, i ragazzi stanno andando bene, la previsione di europei barra poi il proseguimento per Rio sia quella giusta. Sì, la strada era segnata da tanto, la programmazione parte da lontano, certo ogni tanto succede alcuni piccoli incidenti di percorso, se vogliamo definirli piccoli incidenti di percorso, però niente di vero, è chiaro se l'asticella è molto alta qualche volta uno più o meno rimane leggermente perplesso o amareggiato, però quando nuoti il secondo tempo al mondo due volte di seguito dopo entro 30 giorni non sono soprattutto preoccupato per niente. I campionati europei saranno affrontati fra 3 settimane in maniera allenante per poi proseguire, soprattutto dopo gli europei partiamo per la montagna, per la terza altura in Sierra Nevada in Spagna. Ritorniamo, stiamo un mese in Italia a Ostia e poi il grande salto in Brasile, prima 15 giorni a Santos e poi l'entrata nel villaggio, che per i ragazzi sarà un'entrata separata perché Gabriele avrà l'impegno del primo giorno dei 400 stile libero e Gregorio rimarrà alcuni giorni in più a Santos e verrà e 2 o 3 giorni prima della batteria dei 1500. Ecco, proprio fermandoci su Gabriele Detti, noi ieri l'abbiamo definito che Gabriele ha raggiunto una maturità a livello natatorio, l'abbiamo visto molto convinto, determinato, ha fatto un ottimo, bellissimo 400 stile e secondo noi ne aveva ancora e quindi insomma io sarei molto soddisfatto di lui, ma ecco il percorso di Gabriele da oggi verso Rio? Beh, anche per lui il percorso di Gabriele è con una parte agonistica un po' più importante, perché io come dico spesso devo cercare di esaltare le qualità di ogni atleta e i miei atleti nonostante possono fare e faranno entrambi i 1500 stile arriveranno da una programmazione leggermente diversa, io devo cucire il miglior vestito addosso e il programma per ogni atleta. Ok, abbiamo parlato dei ragazzi, adesso passiamo alla squadra in rosa di Stefano Morini. Queste ragazze come stanno andando? Beh, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa di meglio. Le due ragazze hanno centrato il primo obiettivo di qualificarsi per gli europei, abbiamo naturalmente volevamo a tutti i costi qualificarsi subito anche per Rio, la cosa viene rimandata a Londra oppure per l'ultima spiaggia al Sette Col, però la strada anche per loro è questa, è un pochino più irta di difficoltà perché arrivano da storie diverse e quando uno viene a allenarsi con me deve sapere e sa sicuramente che come la penso e la penso soprattutto sul grande lavoro. Ora questo grande lavoro che abbiamo fatto lo dobbiamo trasformare nella miglior velocità per ognuna di loro. Bene, io ti ringrazio da parte di tutta la redazione di Corsia 4, ringraziamo il coach Morini e vi diamo un arrivederci e grazie ancora Stefano. Grazie, buonasera, continuate a seguirci.